siamo? Buonasera, siamo qui con l'Associazione dei Lucani per un evento particolarmente importante che tutti ormai conoscete, il riconoscimento che è stato dato alla città di Matera come capitale della cultura europea. È un riconoscimento di grandissimo prestigio, di grandissima importanza, che naturalmente noi come Associazione dei Lucani di Bologna intendiamo celebrare adeguatamente, perché è un riconoscimento che, oltre ad inorgoglirci, naturalmente certifica un valore, un patrimonio che è un patrimonio ormai riconosciuto da tutti. E come suggerisce un po' il titolo della serata, questo patrimonio evidentemente in altre epoche, in altri tempi, non era esattamente apprezzato come tale. Ma di questo naturalmente parleranno i nostri relatori, i nostri illustri ospiti, che ci daranno delle indicazioni e ci daranno anche una storia, una narrazione di quello che è stata ed è la città di Matera. Io in premessa voglio innanzitutto intanto invitare il presidente dell'Associazione dei Lucani per un saluto doveroso a tutti gli ospiti e naturalmente un saluto alle autorità presenti. Per cui inviterei subito Domenico Grasso, presidente dell'Associazione, a salutare il presidente. Buonasera e benvenuti. Sarò brevissimo. Cari amici, come Associazione dei Lucani di Bologna siamo molto fieri di un evento come quello che andiamo a celebrare stasera. Siamo fieri perché siamo stati tra i primi a credere nella proclamazione di Matera come capitale europea della cultura e siamo stati tra i primi a ricordarlo in ogni incontro, a suggerirlo in ogni nostra manifestazione. A testimoniare ci sono le locandine che, dei nostri eventi che da almeno 2 anni recavano il logo di Matera di 2019 e ci sono i nostri incontri con il sindaco di Matera, Salvatore Arduce, che da sempre ci ha garantito la sua amicizia ed ha partecipato qui a Bologna ai nostri incontri. Stasera siamo qui a festeggiare un grande evento, anche se il nostro cuore è stato rattristito profondamente dal lutto che ha colpito la comunità lucana con la perdita improvvisa di Mango, un grande artista che ha ancorato, onorato la nostra terra e che continuerà a vivere con le sue canzoni magiche. Alla famiglia che ha subito in pochi giorni anche la perdita del fratello maggiore, non possiamo che porgere doverosamente le condoglianze di tutta la nostra comunità locale. Ma oggi vogliamo celebrare come merita questo grande riconoscimento per la nostra regione e per la città di Matera. Lo faremo insieme agli amici giunti appositamente da Matera, il circolo La Scaletta e la Fondazione Zetema, il circolo Casa di Imperi. Grazie a loro potremo ripercorrere questo evento miracoloso che non a caso abbiamo voluto intitolare Dalla Vergogna alla Cultura. Matera è diventato un simbolo di riscatto, un luogo eterno immortalato nel grande cinema e oggi la meta prediletta del turismo internazionale. Questo non possiamo dimenticare l'epoca in cui i Sassi di Matera, questo luogo incantevole al di fuori del tempo e dello spazio, costituivano un motivo di vergogna, perché lì si vedeva una grande povertà, gli uomini insieme agli animali, senza servizi igienici, senza l'acqua e senza alcun riscaldamento.
Si vivevano le grotte, le condizioni di grande disagio nel disprezzo del mondo autoprogrammatici civile, cosiddetto mondo civile. Oggi si è finalmente compreso che quel luogo è l'essenza stessa dell'umanità, è il convegno della natura e dell'arte, è lo scenario naturale del sogno e della realtà. Come ha scritto Valerio Magrelli nel suo editoriale su Matera, questa è una città dotata di una bellezza che oltrepassa la dimensione estetica per attingere alla sfera etica, ossia alla dura, nuda vita dei suoi abitanti. Di questo e di molto altro parleranno i nostri ospiti, che ringraziamo per la loro presenza. A nome dell'Associazione dei Lucani di Bologna desidero ringraziare innanzitutto il dottor Nicola D'Imperio, che da un uomo di cultura, grande medico, pittore e scrittore, ha voluto portare la sua città d'origine nella sua città di adozione, consentendo a tutti noi di organizzare questo evento. Proprio per rendere omaggio alla città di Matera, abbiamo voluto far coincidere questa serata con la nostra tradizionale festa degli auguri. Gli auguri di Natale e di buon anno. Quest'anno li scambieremo brindando insieme a Matera, capitale europea della cultura. Vi aspettiamo tutti a fine serata per un grande brindisi, degustando insieme i prodotti enogastronomici della città lucana. Perciò dopo giù faremo due bei piatti, uno un primo e un secondo, tutto dalla città di Matera, perché in onore della città di Matera, come dicevamo, abbiamo preparato la pastorale, che a Matera conosco molto bene. Grazie e buona settimana. Grazie Presidente Grasso. Io intanto inviterei Stefano Cagliandro, che voi conoscete, è un nostro amico da tempo, e ci teneva a dire, e noi ci teniamo ad ascoltarlo, due parole su Matera e su questa terra lucana. Permettetemi di dire, Stefano Cagliandro ha una storia secondo me bellissima, è una storia comune a tanti di noi, ragazzi universitari venuti dal sud e che poi insomma si sono integrati, hanno portato le proprie competenze, le proprie capacità. E Stefano, oltre a una grande capacità professionale, un giuslavorista, un avvocato di assoluto prestigio e stimato insomma, nello studio in cui lavora, è anche un politico, ha una grande passione politica, l'ha sempre manifestata ed è sempre riuscito a far intravedere quello che un politico deve essere, una persona che insomma guarda gli altri ascoltando soprattutto i bisogni degli altri e cercando sempre di dare una funzione che è una funzione più alta, per cui da questo punto di vista siamo molto orgogliosi della sua amicizia. Stefano è stato appena eletto come consigliere regionale, quindi sicuramente farà bene e gli facciamo i nostri migliori auguri. Permettetemi anche di salutare qui in sala il nuovo provveditore agli studi, il dottor Giovanni Schiavone, che dice anche una componente personale. Io sono il suo vice, sono orgoglioso di essere il suo vice e quindi insomma per la scuola di Bologna e provincia sicuramente faremo bene e farà benissimo. Giovanni, che è una persona capace, che alla scuola ha dedicato gran parte della sua vita, possiamo dire. Intanto do la parola a Stefano Cagliandro per un saluto. Grazie per l'invito. Da alcuni anni, come alcuni di voi sanno, ho preso a frequentare questa importante associazione culturale, che è la sintesi anche un po' della serata di questa sera, paradossalmente, perché rappresenta un investimento di alcune persone che in tempi non sospetti hanno deciso di mettere insieme un'associazione di persone che non erano di Bologna a Bologna per fare promozione culturale dei territori che avevamo lasciato, per creare quella contaminazione che è il modo in cui ci si conosce tra gli altri. Nel corso di questa
frequentazione dell'Associazione Culturale dei Lucani, ho avuto modo di cogliere una battuta che venne fatta qualche tempo fa, ma credo che fosse anche una citazione che fece Mimmo Grasso, cioè sul modo in cui i lucani arrivano e si fanno conoscere a piedi scalzi, no? Diceva l'autore. Ecco, allora la storia secondo me di Matera, città europea della cultura, è un po' questa. Parte da una grande delusione sociale, come tutto il Mezzogiorno, nel momento in cui si scoprì questa grande depressione, questa grande difficoltà anche di comunicare i propri bisogni, e oggi diventa la capitale, una delle capitali europee della cultura, nel corso di un percorso tutt'altro che scontato. È una bella favola, no? Una favola che rappresenta un po' il riscatto sociale che tutti quanti cerchiamo di dare, non solo a noi stessi, ma a quello che vogliamo contaminare con la politica, e con la buona politica e con la buona amministrazione. Per questo motivo credo che sia utile continuare a frequentarci, continuare ad investire su tutto ciò che è la contaminazione culturale. Avete avuto un testimone d'eccezione, perché essere medico non significa necessariamente essere uomini di cultura e viceversa. Saper fare questa sintesi e voler affrontare in questo modo questa serata, secondo me è il modo migliore da tributare a voi lucani e a tutti quelli che insieme a voi credono che il Mezzogiorno d'Italia possa essere uno strumento col quale far crescere anche il nord del paese. Buon lavoro e buona serata. Grazie ancora a Stefano Cagliandro. Io a questo punto farei venire, perché alle parole questa sera vogliamo alternare anche dei momenti musicali, perché altrimenti insomma poi diventa pesante e ci annoiamo. Allora alterniamo anche la musica, e voglio presentarvi il gruppo, che è un gruppo di altissimo livello, che abbiamo la fortuna di avere stasera, è il gruppo degli Armonauti, un trio di armoniche a bocca composto da Gianandrea Pasquinelli, Gianluca Caselli, Gianni Massarutto, e li invito a prendere posto in maniera che alterneremo gli interventi con dei loro interventi musicali. E ne approfitto mentre loro si preparano per segnalare a tutti voi che all'ingresso stiamo naturalmente come Associazione dei Lucani raccogliendo le iscrizioni per il prossimo anno, per cui chi abbia voglia di seguire le nostre iniziative, di appunto essere informati su tutti gli eventi che si andranno a organizzare per il prossimo anno, ecco, l'invito è quello di tesserarsi, perché è l'unica nostra fonte di sostentamento, quindi sicuramente è un aiuto che fornirete all'associazione e agli eventi che in questo modo riusciremo a organizzare. Se gli artisti sono pronti, posso, non so se volete dire qualcosa. Salutiamo tutti gli amici presenti lucani, tra cui abbiamo poi anche dei conoscenti cari, insomma, e quindi un omaggio da parte nostra a questa bellissima città e a questa bellissima terra. Noi facciamo la musica popolare con degli strumenti che sono ad ancia libera, quindi non direi altro, partirei con un brano che è una polca. Benissimo, il gruppo è bolognese e trevigiano, insomma, sì, esatto. Per cui allora la parola alla musica. Thank you.
molto molto bravi. Io a questo punto invito l'ideatore di questa serata, perché il dottor Nicola D'Imperio, che è un nostro socio, e la Bologna lo conoscete, gastroenterologo, ma lui è una persona eclettica che ha grandi passioni e ha grandi talenti nell'arte, come artista, come pittore, come scrittore, ha pubblicato diversi libri che hanno avuto anche un notevole successo. Però questa sera lo invitiamo perché nessuno meglio di lui può descriverci, ecco, può introdurci, perché la sua è una introduzione, e può introdurci a quel mondo incantato che è il mondo dei sassi di Matera, e quindi lo invito qui per introdurci a quell'affresco, che è un affresco. Buonasera a tutti. Innanzitutto vi ringrazio per essere qui numerosi a questa manifestazione, che è una manifestazione che ci fa non solo piacere, ma ci inorgoglisce. In particolare io, che sono un bolognese di acquisito, perché sono stato 45 anni a Bologna e adesso sono rientrato a Matera, e mi sto riappropriando della mia materanità, pur avendo lasciato il cuore a Bologna. E la mia sarà solo un'introduzione su quella che è Matera, di fronte alla Matera vecchia, ai sassi di Matera, c'è un altopiano, l'altopiano delle Muge, che è separato dalla Matera vecchia da una ampia fenditura, un baratro, sul fondo del quale scorre un torrente, la Gravina. Le Muge, altopiano mugico, è ora petroso, arido, ma molte migliaia di anni fa ospitava l'uomo, e quindi Matera sorge, le vere origini di Matera vengono da questo altopiano delle Muge. E qui ci sono tracce già del Paleolitico, ma le tracce più evidenti sono quelle del Neolitico, 10.000 anni prima di Cristo, e erano numerosi i villaggi neolitici, costruiti ad un'altezza media dai 350 ai 400 metri, e questo l'uomo, da cacciatore nel Neolitico, diventò agricoltore e pastore. Quindi sull'altopiano mugico pascolavano i suoi animali, e nelle valli sottostanti c'era l'acqua, le foreste, da cui prendeva il legno per costruire le palafitte. Erano tutte case su palafitte, villaggi trincerati, con delle trincee. Pochissimi villaggi avevano delle fortificazioni murarie, la maggior parte erano villaggi trincerati. E quindi l'uomo poi aveva sempre guardato con una certa diffidenza questo grande baratro che divideva la città, quella che poi sarebbe stata Matera, dalle abitazioni neolitiche, anche perché le pareti erano molto scoscese, la vegetazione era inestricabile. Però poi piano piano incominciò a scendere giù verso questo torrente, e si accorse che nella parete ovest
della gradina c'era una risorsa, una grande risorsa. C'erano innanzitutto tante grotte naturali e poi la roccia non era roccia dura, poco plasmabile, era caparente, quindi una roccia maleabile. Questa calcarenite, che è volgarmente chiamata tufo, a Matera la chiamano tufo, ma non è tufo perché il tufo è, come mi ha insegnato un amico, cioè, è di origine vulcanica. Queste invece sono rocce sedimentarie. E qui non solo c'erano queste caverne che potevano fornire riparo all'uomo, ma c'erano anche altre risorse, c'era l'acqua, e nella parte sovrastante c'era del terreno che si poteva coltivare. Quindi piano piano l'uomo si è trasferito verso l'altro versante, e qui questo processo è durato migliaia di anni. Migliaia di anni si incominciò a creare il primo nucleo abitativo in quella che attualmente è chiamata Civita, che è un alto sperone su cui attualmente sorge il campanile della cattedrale, che è il simbolo di Matera. Questa Civita, da Civitas in latino, città, la Civita era la vecchia città, che era stata poi fortificata con alte mura, e poi dall'altra parte c'era la difesa naturale della gradina. Poi successivamente, questo nelle epoche, ecco, nel Medioevo in particolare, si vennero a creare i quartieri, che furono chiamati sassi, perché erano dei borghi pietrosi, quindi la sassa, e questi sassi costituirono due grandi anfiteatri attorno ai lati della Civita. In parole povere, le grotte rappresentarono la prima abitazione, poi le grotte furono ampliate e poi successivamente furono dotate di una muratura esterna, per questa muratura sempre costituita da blocchi squadrati di calcarenite. Le grotte crebbero di numero. Erano spesso l'una posta sopra l'altra, il pavimento dell'una costituiva il tetto dell'altra, e le strade erano spesso camminavano sopra le stesse grotte, e quando si aveva bisogno di spazio bastava scavare ancora più profondamente. E questo è stato fatto. Nei secoli è stata costruita questa città che ha dato un esempio mirabile di architettura spontanea, che è dove la natura ha guidato l'uomo, non come si è fatto in altri posti, o come si fa ancora adesso, dove l'uomo altera profondamente la natura. Quindi questo è un grande insegnamento che ci hanno dato i nostri progenitori. Tutto questo è passato attraverso i secoli, attraverso i millenni, e ci sono state tante popolazioni, ci sono stati i popoli italici, gli enotri,
i greci che venivano dalla vicina Magna Grecia, il Monte Ponto, poi i romani, i longobardi, i bizantini, i normanni, gli svevi, gli angioini, gli aragonesi, i borboni, e infine il Regno d'Italia. Il massimo sviluppo Matera lo ha avuto intorno al 600, quando fiorirono decine di chiese, chiese barocche, si chiamarono i migliori artisti dalle chiese, Scarpellini dalle chiese, e le chiese barocche sono ancora adesso un orgoglio della Matera. Poi dall'Ottocento, direi dalla metà dell'Ottocento, è incominciato il declino. Il declino per tanti motivi, non ci stiamo a soffermare, fino agli anni 50, quando all'inizio degli anni 50 Matera fu definita dai nostri governanti la città vergogna d'Italia, perché questi sassi, questa meravigliosa architettura spontanea, erano malsani. E c'era un periodo in cui negli anni 50, negli anni 60, noi stessi materani ci portavamo sulle spalle questa vergogna, tanto che alcuni miei colleghi di non studenti che da Matera eravamo venuti a studiare qui a Bologna, a volte ci vergognavamo di essere di Matera. Ecco, adesso sono passati 50 anni, i tempi sono cambiati, grazie anche a uomini di cultura che hanno creduto nel vero valore della città, uomini di cultura come l'avvocato Raffaello De Ruggeri, che ha promosso in tutti questi anni un grande fermento, ed è grazie a lui, al suo gruppo, la gente che ha collaborato con Raffaello De Ruggeri, che adesso ci è stato restato dalla vergogna alla cultura. Grazie. Grazie ancora al dottor Di Imperio. Noi partiamo adesso con un secondo intermezzo musicale e poi a seguire con gli altri interventi su Matera. Prego. Facciamo una giga che si chiama Lanterna Magica.
grazie ancora al trio. Matera, città della cultura, Matera, capitale della cultura europea. Naturalmente dobbiamo dare anche un contenuto a queste definizioni così importanti. E cominciamo a darle anche parlando di una mostra di scultura che si è appena conclusa nella città materana, proprio nelle chiese rupestri di Matera. E a parlarcene è la professoressa Buscaroli, Beatrice Buscaroli, che è storica dell'arte, docente di storia dell'arte all'Accademia delle Belle Arti di Ravenna. Invito la docente. Buonasera, solo pochissime parole per spiegare perché sono qui. Visto che il circolo La Scaletta, che mi ha invitato a curare questa mostra, ha dedicato, fino dagli anni di cui parlava il dottor Di Imperio, cioè dai secondi anni 50, una serie di mostre molto importanti alla scultura principale, sia italiana che europea, è stato per me un onore e un onere anche da bolognese curare una mostra di scultori lucani per la prima volta. È stata una sfida vinta con la assidua presenza dell'avvocato Di Ruggero, che ancora ringrazio, con Ivan Focaccia, presidente del circolo della Scaletta, ma è stato un grande successo perché non solo per il numero dei visitatori, che è stato al di sopra di tutte le nostre previsioni, ma perché il giorno in cui noi celebravamo il cosiddetto finissage, e per puro caso naturalmente, però si è avuta la notizia della nomina di Matera capitale della cultura. Quindi c'è stata una doppia festa, non solo per gli scultori, ma anche proprio all'interno dei Sassi, che loro, e grazie soltanto a loro, hanno questa nuova vita. Fare una mostra in questo luogo è un'esperienza unica, perché è effettivamente un luogo unico al mondo, e abbiamo cercato di ricostruire una storia della scultura lucana che iniziasse col primo Novecento. Ci sono alcuni scultori di grandissima importanza viventi, come Antonio Paradiso, che è l'unico italiano che ha lavorato con i residui del materiale delle Twin Tower, oppure ancora giovani. Ci sono persone che vengono dalla campagna. Abbiamo percorso chilometri e chilometri con il presidente della Scaletta per vederli tutti, e abbiamo cercato di dare un panorama che fosse abbastanza esaustivo, ma soprattutto quello che da non materana, in questo momento da non lucana, ci piaceva era rendere ai lucani quello che in scultura i lucani avevano dato a tanti artisti italiani e stranieri, ossia ospitando sia alla Scaletta che al MUSM una serie di mostre importantissime. Sono tra le mostre più importanti d'Europa. Era tempo che i materani e i lucani avessero indietro questa attenzione che loro hanno riservato agli italiani e agli europei. Questa cosa evidentemente ha portato fortuna a Matera, e ha anche messo in mostra artisti che per natura loro forse sono un pochino distanti dalle luci della ribalta, ma che sono artisti di altezza europea. E per questo abbiamo voluto così, in un certo senso, festeggiare questa fortunata ma casuale coincidenza, dedicando anche a loro un pensiero, perché in questi 5 anni si dovrà tornare anche su di loro. Vi ringrazio dell'ospitalità, in bocca al lupo. Grazie ancora alla professoressa Buscaroli, che ringraziamo anche per averci dato appunto un segnale tangibile di quello che è l'arte dei lucani, che magari noi stessi lucani a volte non riusciamo a valorizzare, non riusciamo a far conoscere fino in fondo. Terzo intermezzo musicale. Ora facciamo un insieme di due danze, che è la contradanza e la fresca. Thank you.
Grazie ancora agli Armonauti, poi sentiremo in conclusione, concluderanno questa manifestazione, questa kermesse stasera. A me adesso tocca un compito un po' difficile, devo dire, perché mi tocca presentare la persona che forse meglio di ogni altra incarna e riassume e sintetizza questo cinquantennio di storia materana e questa marcia poderosa che dalla vergogna ha portato alla cultura. E la persona di cui sto parlando è l'avvocato Raffaello De Ruggeri, presidente della Fondazione Zetema, ma unanimemente riconosciuto come l'uomo che a Matera è quello che ha creduto prima di ogni altro e si è battuto, si è impegnato, ha messo tutte le sue energie perché alla fine questa città, che appunto è un patrimonio assoluto dell'umanità, potesse poi avere effettivamente il riconoscimento che merita. Parlando prima della serata mi ha detto una cosa che mi ha colpito molto, perché mi ha detto: guardi, sono 50 anni che noi ci battiamo, che... però io adesso sono un uomo felice. Sono un uomo felice perché ho visto realizzare il mio sogno, ed è una cosa che probabilmente non accade sempre, quella di poter festeggiare e realizzare i propri sogni. L'avvocato De Ruggeri ci è riuscito e stasera sarà per noi il testimone e ci racconterà questo suo sogno che finalmente è venuto a realizzarsi. La parola all'avvocato De Ruggeri. Organizzarci logisticamente per poter... devo guardare il microfono. Bene, io vi ringrazio per la vostra presenza così numerosa, ringrazio gli organizzatori di questo incontro, l'Associazione Culturale dei Lucani di Bologna col suo presidente Grasso e l'amico Nicolò D'Imperio che è stato il tessitore di questo incontro. Cosa dobbiamo parlare oggi? Quando c'è stato questo momento epocale della designazione di Matera capitale europea della cultura, c'è stato un sottofondo di mormorii increduli, universali. Come mai questa città era riuscita a sopravanzare o avere un riconoscimento rispetto a città più aristocratiche, di figli più nobili, più autorevoli? Una città del profondo sud, finora ritenuta uno dei punti più nevralgici e più spinosi del contesto nazionale. E allora io cercherò di spiegarvi in termini, ecco, direi quasi epidermici, perché quello che vi racconterò è nelle mie viscere. Vi racconterò perché è avvenuto, non un miracolo, ma è avvenuta una constatazione culturale. E parto da questa frase illuminante di Pierre Lunet: la cultura rende inevitabile ciò che è altamente improbabile. Vedete, negli anni 50, pensare che questa città, che era un paese, potesse diventare la rappresentante italiana nel 2019 come capitale europea della cultura, era non una illusione, ma era una bestemmia. Vedete, io ho scritto un pezzo che mi piace leggervi, poi non leggerò più nulla, ma questo era emblematico. Nel 1959, quando insieme a molti amici, tra i quali mio fratello Michele,
decidemmo di costituire un'associazione culturale poi chiamata La Scaletta, le intenzioni che ci mossero non furono casuali. Siamo nell'aprile del 1959. Fu invece il frutto di una sofferta meditazione sulla condizione giovanile e culturale della città. In quel tempo eravamo bollati come cavernicoli doc, e la città rappresentava l'infamia, la vergogna, la cattiva coscienza di una comunità troglodite. Tra scialli neri e incomposte miserie correva la raffigurazione di Matera, dove non c'era spazio per una redenzione futura, né un qualche ancoraggio positivo nella storia del luogo. Ci interrogammo e ci chiedemmo se eravamo figli, senza speranza, della miseria, ovvero figli di una terra intristita da una contingenza del tempo, ma con forti valori e con straordinaria specificità culturale. Il circolo, cioè la comunità amicale circuante nella Scaletta, nacque per dare una risposta a tale quesito, cioè come provocatoriamente dichiarammo se eravamo epigoni della miseria o epigoni della storia. Questa fu la missione di questo circolo. Ci chiedemmo allora se eravamo figli della miseria, come tutti sostenevano, o se eravamo figli della storia. E da questa partenza che poi nasce questo problema straordinario. Vedete, questo è il momento del 17 ottobre, ore 17:50. Una piazza, come vedete, gremita. C'erano 5.000 persone circa in piazza, ma erano 5.000 cittadini che erano lì non per festeggiare, ma erano lì in attesa di conoscere un giudizio, un verdetto. Erano lì in trepidante attesa, in angosciante attesa, in emozionante attesa di una designazione. E quando questa designazione è avvenuta, oltre al giubileo delle bandiere, della festa, vi sono stati fiumi di lacrime. Guardate, la designazione, io non la chiamo Vittoria, la designazione di Matera a capitale europea della cultura nasce dal aver essere riusciti a creare un soggetto sociale nuovo, un soggetto sociale che è passato dalla frustrazione della vergogna all'orgoglio dell'appartenenza. Questo è stato un motivo, secondo me, centrale, che è stato registrato dai commissari europei che hanno verificato le condizioni della nomina della città. Ma tutto questo non è stato un frutto occasionale, esplosivo, immediato, epidermico, momentaneo di questi ultimi anni. È una lunga marcia che, come ho detto prima, comincia dal 1959, quando noi appunto creammo questo circolo, il circolo La Scaletta, proprio per rispondere a quel quesito esistenziale. E in quel periodo noi eravamo personaggi misteriosi, eravamo i ragazzi della Scaletta, che facevamo le gite, che andavano per quelle alture straordinarie a fare la ricognizione dei luoghi della nostra città. E noi in quel tempo cominciammo a
sedimentare questo motivo di appartenenza, di individuazione di valori identitari, di responsabilità nella difesa di questi valori. E soprattutto il nostro circolo, al di là del valore culturale, divenne un circolo di protagonismo civico. Era una necessità di orientare la comunità verso una riflessione, cercare di recuperare nella comunità un'autostima che non si aveva, perché si aveva questo senso di frustrazione di vivere in un luogo disumano, emarginato, subalterno. Ecco il discorso della vergogna, che si traduceva in una scarsa affezione verso anche il futuro della propria terra e del proprio destino. Ecco, noi attivamo questa associazione, che si chiamava La Scaletta perché vivevamo in un sottoscala e si accedeva con una scala a chiocciola. Io parlo di questo perché di qui è il seme che ha portato al 17 ottobre 2014. Senza questo distillare nella coscienza della comunità il valore identitario del proprio territorio e il riconoscimento che questo territorio ha un valore storico infinito, straordinario, unico, è quello che poi consente a una comunità di responsabilizzare anche una sua dimensione di progettazione di futuro. Se non c'è questa attenzione, questa convinzione, non c'è futuro per una società triste e malinconica legata soltanto a una visione refrattaria della propria esistenza e della propria condizione. Questo fu il lavoro da noi svolto. Perché? Perché questo, come vi ha detto l'amico d'Imperio, era un luogo straordinario. Noi lungo queste balze, queste fratture, queste affossature, queste gravine abbiamo percorso la nostra giovinezza con grande privilegio, perché qui siamo riusciti a coniugare natura, cultura e avventura, andando a caccia di grotte, andando a scoprire villaggi neolitici, andando a scoprire complessi rupestri, andando a scoprire complessi pastorali rupestri, e ci convincemmo che questo era un luogo straordinario dove l'uomo era presente da oltre 9.000 anni senza interruzioni, e capimmo i valori di questo territorio che i commissari hanno compreso, il valore della costanza e il valore dell'adeguamento. Si parla di città resiliente con questi nomi ormai ricorrenti, ma il valore della città è questo: una continuità nel tempo, fatto di memoria e di costruzione di nuova storia. Non un luogo inerte, ma un luogo energico, magnetico, radioattivo, capace di rigenerarsi dopo ogni crisi. Questo è stato l'altro valore che i commissari hanno compreso. Credo che questo sia stato un valore importantissimo, perché forse hanno compreso che più di altre città questa città aveva un potenziale inespresso, che nasceva dalla sua storia, da questo rigenerarsi continuamente. Se una città è viva da 7.000 anni, ha sempre riprodotto nuova storia e nuova cultura. Ecco, questi sono i valori che noi abbiamo segnato in quel periodo. Una città che, come dice questa immagine e come vi ha detto l'amico d'Imperio, è la più straordinaria interpretazione urbana della natura, dove l'uomo è entrato in punta di piedi nel contatto con questo territorio, si è quasi che ha fecondato con la sua presenza discreta, creando un tutt'uno tra natura e città. Una città rupestre, come vedete, una città straordinaria, unica.
ma una città unica perché? Perché non è stata costruita dai grandi architetti e dai grandi personaggi o dai grandi demiurghi, è stata costruita dai capomastri materiali, dal popolo, che attraverso una continuità millenaria di tradizioni e di esperienze è riuscita a creare un sistema costruttivo esemplare, fatto di spontaneità, di contingenze ambientali, contingenze dei luoghi su cui è riuscita a innervare, a innalzare questa città unica, questa città originale, questa città straordinaria, questa città che non ha comparazioni. Anche questo è l'altro livello che è stato registrato dai commissari della Commissione europea. Come dicevo, è una città che ha prodotto sempre nuova cultura, quindi noi non potevamo accettare che questa città fosse una zavorra storica, come molti sostenevano. Non potevamo accettare che fosse una zattera senza storia in un oceano senza orizzonte. Noi eravamo convinti che questo paese dovesse ritornare ad essere città e che doveva trasformare il capitale di storia nel ruolo della città per il suo sviluppo. Fu questo il grande impegno che in quel periodo noi affrontammo e quindi divenimmo apostoli di questo disegno, tra la delusione e tra, diciamo, anche la compassione di molti. Perché c'era qualcuno che diceva che questo luogo straordinario che vedete doveva essere distrutto con una colata di cemento per annullare la testimonianza della emarginazione e della subalternità. Volevano alcuni con più cinismo fare di Matera la Pompei della città contadina, cioè le follie di ideologie e di populismi per cui da questo luogo furono evacuati come una diaspora 18.000 abitanti. E questo luogo che era la città, era l'antico nucleo urbano, divenne deserto, res non ius, abbandonato, infetto, diciamo in una condizione di totale rimozione da parte degli stessi cittadini. E quindi è stata una lunga marcia di sensibilizzazione e di testimonianza. Vedete, noi ritenemmo che la storia dovesse essere una parte strategica del nostro presente e vivemmo le tensioni, come ho detto prima, tra natura, cultura e avventura, attivammo queste iniziative di ricognizione, ma soprattutto di testimonianza. Come dice questa frase bellissima, comprendemmo che non potevamo vantarci delle dimensioni muscolari del nostro territorio, ma era indispensabile governarle con progetti che coniugassero competenza e passione. E quindi cominciamo la ricognizione del patrimonio culturale. E avremmo la fortuna di scoprire il 1 maggio del 63 questa grotta, dove ci sono 41 metri quadrati di affreschi longobardi stesi 500 anni prima di Giotto. La cripta del peccato originale, scoperta da me, da mia sorella, mia moglie e da un altro amico carissimo, il primo Mario, alle 16:20 del 1 maggio 63. E poi questo patrimonio straordinario, rupestre, che come vedete ha di queste qualità incredibili, uniche, assolute. Questa è la Madonna delle Virtù, dove si fanno le grandi mostre di scultura, una grande basilica a tre navate normanna. C'è tutto il compendio delle contaminazioni storiche della città.
e quindi pubblicammo nel 66 questo volume sulle chiese rupestri, la prima documentazione storica di questo momento magico. Però noi continuammo a lavorare per far sì che i sassi diventassero un problema nazionale, e quindi nel 1978 con Pietro Consagra, grande scultore, lanciamo la carta di Matera per segnalare l'abbandono dei sassi. Però quel gruppo di ragazzi assunse anche una veste di protagonismo politico e partitico, e quindi entrammo in politica, come dicevamo allora, per far votare i sassi alle chiese rupestri. E quindi queste sono le varie tappe di questo momento magico. Primo, il 30 dicembre dell'81 viene messa la prima pietra di recupero dei sassi alla presenza del presidente Spadolini. E poi c'è la legge del 1986, in cui finalmente, come vedete, la Repubblica Italiana riconosce nei sassi un luogo di preminente interesse nazionale. Siamo già passati dalla vergogna al preminente interesse nazionale. E poi il momento epico delle leggi istitutive del parco delle chiese rupestri. E poi il 9 dicembre del 1993 il riconoscimento UNESCO, il primo sito meridionale che diviene patrimonio mondiale dell'umanità. Vedete che questo crescendo rossiniano, in cui una città miserabile diventa lentamente prima una città di attenzione, poi di riconoscimento di interesse nazionale, poi addirittura diventa patrimonio mondiale dell'umanità. E perché diviene patrimonio mondiale? Per il suo paesaggio culturale, per questa adeguarsi dell'uomo all'ambiente senza dissacrarlo, in un colloquio direi quasi amorevole. Una volta ho portato il poeta e artista Toti Shaloia su uno di questi avamposti sporgenti della Murgia, e lui si è fermato impietrito su quel posto e mi ha detto: guarda, questo è un luogo religioso, ma della religiosità dell'uomo, perché vi era in quel luogo il pathos di una presenza umana che si leggeva in tutti gli angoli e in tutti i pori di quell'ambiente e di quella immensa, questa struttura geomorfologica che fa da quinta ai sassi di Matera. Però tutto questo andava ancora coltivato. Devo ancora aggiungere che le battaglie si fanno con le testimonianze. E per esempio, il 31 agosto del 1969, in questo luogo abbandonato, deserto, infetto, maledetto, io comprai una casa nei sassi e ci andai a vivere. Tra lo stupore e la sorpresa e anche i sospetti della popolazione. E il sospetto qual era? È che ognuno ragiona col metro, col proprio metro, il metro dell'egoismo o della opportunità. E quindi dissero: l'avvocato De Ruggeri non può avere la casa popolare. Allora è andato a comprarsi una casa nei sassi, così anche lui potrà avere un alloggio di edilizia economica e popolare, perché i sassi erano diventati un luogo di produzione di case popolari e non più un luogo produzione di storie. Questa è stata la grande metamorfosi sociale che, posso dire sottovoce o ad alta voce, noi siamo riusciti a esprimere. Cioè siamo stati come Mitridate, abbiamo distillato questo veleno dell'appartenenza e dell'orgoglio dell'appartenenza,
e della responsabilità dell'appartenenza. Per giorni, giorni, come un martellio continuo delle coscienze dei cittadini. Ecco perché c'erano 5.000 persone in piazza. Ecco perché i commissari, nel fare la designazione di Matera, hanno dichiarato che uno degli elementi determinanti per la vittoria è stata questa partecipazione folle della città. Ma la follia dell'utopia, la follia della preveggenza, la follia di volere una città diversa, una città diversa nel senso di creare una città che desse sviluppo e occupazione e lavoro. Ecco perché Matera è diventata capitale europea della cultura, non per un miracolo o per un fatto così occasionale o per un caso della sorte, come se la ruota improvvisamente avesse girato come una roulette ed è uscito il numero Matera. No, è stata una lenta, graduale conquista. Ecco perché noi che eravamo a Matera e che vivevamo questa tensione, questa continuità di vita, di testimonianza e di impegno, dicevamo sempre: corriamo il rischio di vincere. Cioè avevamo questa prospettiva della vittoria perché sentivamo che c'era un respiro, un'atmosfera diversa rispetto alle altre città. Perché questa, come vedete, è una città diversa. Io devo correre perché non posso rubare molto tempo. Perché in tutto questo c'è anche un altro dato importante, perché poi nel 98 io sono diventato vizioso e voi sapete che il vizio è la virtù che ha perso la pazienza, quindi un'associazione non riconosciuta non aveva potere e forza di attuazione, quindi ho fatto una fondazione per avere personalità giuridica e finanza autonoma e siamo riusciti a creare un modello. Io devo andare in corsa perché non voglio rubare molto tempo. Siamo riusciti, posso dirvi, a creare un modello di un mezzogiorno che funziona. Abbiamo creato un distretto culturale, ho salutato poco fa il professor Fabio Roversi Monaco, perché qual è stato il dato blasfemo, eretico, scismatico di questa iniziativa? È partito da tre concetti. Il primo, la missione della fondazione è legata a un detto contadino: chi impara senza operare vuol raccogliere senza seminare, intelligere ed agire. Secondo, nel mezzogiorno ci sono più soldi che progetti. Dirlo questo è terribile nel mezzogiorno. Terzo, essere, e qui mi piace dirlo in questa sede, parsimoniose e rigorose formiche lucane, ma squali movimenti. Abbiamo aggredito finanziamenti esterni con i progetti. Non siamo passati attraverso le anticamere molte volte difficili o untuose della politica. Abbiamo avuto il gusto della libertà. Abbiamo fatto progetti per circa 4.500.000 euro e di questi solo il 12,6% è venuto dalle istituzioni territoriali lucana, della Basilicata. Noi abbiamo catturato fondi qui a Bologna, alla Caspo di Bologna, abbiamo catturato fondi alla Fondazione di Vigevano e Piacenza,
abbiamo catturato fondi alla carico di Milano e mi fermo qui per pudore. L'ultima iniziativa che abbiamo fatto, la grande casa di Ortega, che adesso voi vedrete in queste immagini, che ci è costata 940.000 euro, non abbiamo avuto, zero euro dalle istituzioni locali. Ma perché? Abbiamo creato gruppi interdisciplinari di progettazione, abbiamo avuto progetti esemplari. Queste immagini che vedete sono le immagini della cripta del peccato originale. Guardate che cosa sono questi affreschi. Vedete cosa erano gli affreschi prima del nostro intervento e poi del dopo il nostro intervento. Questi sono gli affreschi di Santa Margherita a Melfi. Questo è di Santa Lucia a Melfi. Siamo andati in giro per... Questo è il nostro grande museo della scultura contemporanea, l'unico museo di grotta d'Italia. Vedete che cosa sono le grotte con le sculture. Diceva Fausto Melotti che la creatività plastica del nostro tempo nelle grotte di Matera torna nel ventre materno. Cioè siamo riusciti a fare queste cose straordinarie, però con questa missione, segnalare ai cittadini che ne è finito il tempo delle lamentazioni ed è finito il tempo delle rivendicazioni. È il momento della progettazione. Cioè non è più possibile attendere paracaduti romani nel Mezzogiorno d'Italia. Abbiamo energie. Abbiamo energie, cervelli, capacità che ci inducono a pensare che certamente ce la potremo fare. Questa è la casa d'Ortega, questo è un altro miracolo che abbiamo fatto. Questi sono dei pannelli in cartapesta. Questo grande pittore spagnolo è venuto a Matera, ha coperto la cartapesta e ha annunciato al mondo che i cartapestai di Matera, il Mezzogiorno d'Italia, gli avevano fatto scoprire la tridimensionalità della pittura. Cioè è un annuncio rivoluzionario, una formula rivoluzionaria del momento dell'arte. Poi c'è il dato straordinario di una città che può raccontare la storia dell'uomo, dai buchi neri di una grotta paleolitica ai buchi neri dello spazio. Cioè abbiamo il centro di geologia spaziale, come abbiamo le grotte della preistoria. Cioè noi possiamo raccontare la storia dell'uomo dalla selce al silicio. Una città del genere non poteva che non diventare capitale europea. Però ecco, quali sono stati gli elementi fondanti dei commissari? Come detto prima, questo della riappropriazione identitaria del territorio da parte dei cittadini. O il recupero di una città morta che è diventata città viva. Un recupero in buona parte fatto anche con finanziamenti privati. Questa città che ha questi due elementi distintivi, l'abitare perenne e l'abitare creativo. Cioè in questi luoghi, come avete visto, uno che ha sensibilità, ha sferzate di creatività, ha cortocircuiti di creatività, ha folgorazioni di creatività. Io ho accompagnato Vittorio Storaro in giro per la Murgia di Materano e questo signore mi ha detto: guarda, io ho visitato il mondo, ma in questo luogo soltanto ho avuto tumulti di creatività. Allora un luogo di questo livello non può che essere un luogo di creatività culturale, un luogo che crea le condizioni perché
la cultura sia produzione, come ho sempre segnalato io, sia diffusione, sia scambio, e non una cultura che sia acquisto o consumo. Questo è stato un altro punto nodale della riflessione dei commissari. E poi c'è anche quest'altra provocazione: siamo ai margini dell'Europa, ma con digitale e informatica possiamo essere dappertutto oggi. La marginalità è sconfitta dal digitale, e tutto il processo del progetto di Matera è legato a questa comunicazione e connessioni telematiche. Noi possiamo essere ai margini del mondo, ma possiamo diventare il cuore del mondo. Non c'è più un problema di infrastrutture, c'è solo un problema di qualità di messaggi. Questo è stato l'altro elemento del coinvolgimento, come vi ho detto, della comunità lucana e materana a questo progetto. E questo contatto positivo tra istituzioni e partecipazione popolare. Vedete, il progetto di Matera 2019 non è nata dalle istituzioni. Nel 2008 un'associazione giovanile materana ha avuto un input da Bruxelles, si costituì come associazione Matera 2019 per candidare Matera a capitale europea della cultura, e offrì al comune questa sua intuizione e questo suo progetto, che il comune fece proprio. Si è rovesciato ancora una volta il rapporto, non solo le istituzioni, come altrove è avvenuto, che hanno loro inseguito questo traguardo di Matera capitale europea della cultura, ma è stata un'operazione da basso. Anche questa è stata premiata dai commissari europei. E questo è l'altro passaggio importantissimo. Vedete, non è una abiura. Qualcuno ha detto che io ho abiurato al valore della storia della città, ma il valore della storia della città fa da sottofondo, da humus fertilizzante. Il messaggio ideologico forte del dossier di Matera 2019 è questo: il bene culturale non è la muscolatura, non è il patrimonio culturale, è il cittadino. E noi, il nostro obiettivo è di trasformare il cittadino in abitante culturale, che significa in abitante responsabile, non in abitante suddito o cliente. Questo è stato l'altro dato importante, che oggi è il momento critico su cui dobbiamo martellare questo nostro impegno, perché adesso bisogna governare la vittoria, non solo vivere di questo sogno epocale di questa designazione. Ecco, la cittadinanza culturale, che significa cittadinanza che vive il valore del proprio territorio e si impegna come protagonista, perché continua a costruire nuova storia, che significa sviluppo e occupazione da noi. E quindi la conclusione di questo percorso è la conclusione straordinaria. Cioè, posso dirlo sottovoce o ad alta voce, ma lo dico a voi che siete qui oggi: a Matera è successo un miracolo, una rivoluzione culturale. Cioè, la questione culturale nella coscienza dei cittadini è divenuta questione politica, ma nel senso tecnico e nobile del termine, cioè è una questione di appartenenza alla polis, di appartenenza alla città, al territorio, alla Basilicata, perché questo progetto è Matera Basilicata 2019. Ecco perché 100 cittadini della Basilicata hanno percorso oltre 250 chilometri a piedi.
per essere presenti a Matera il 7 ottobre e arrivare alle 16 e dire ai commissari europei che erano in visita a Matera, noi abbiamo percorso questi chilometri a piedi, scalzi. L'albero di Satriano era scalzo, per dire che la Regione Basilicata ritiene che questo momento è un momento epocale anche per il suo futuro e il suo destino. E non dimenticate questa partecipazione collettiva dell'intera Regione. E poi anche questo, che è la precondizione dello sviluppo, è l'elemento culturale. Se non c'è una linfa culturale nella società, non ci può essere sviluppo. E quindi anche questo è stato un paradigma ribaltato e innovativo. Quindi questo è stato il quadro di riferimento dei commissari europei. E l'ultima slide è importantissima. Tutto questo cosa è avvenuto? È avvenuto che questa nostra città e questo nostro territorio, che era considerato, sì, ma fino a qualche tempo fa da un'elite culturale, adesso è diventata un elemento di riferimento collettivo e nazionale. Ciò che cosa è successo? Che noi abbiamo acquisito adesso un potere contrattuale forte nei confronti dello Stato e dell'Europa, perché Matera non rappresenterà se stessa nel 2019. Matera rappresenterà l'Italia e il paese nel 2019. Questa dignità che ci è stata riconosciuta va rispettata, e quindi vanno innalzati i livelli dei servizi che oggi noi non abbiamo. Vedete qual è lo scenario che si apre di fronte al nostro territorio? È uno scenario in cui questo territorio deve diventare vivificato dall'attenzione finalmente del governo nazionale e dell'Unione Europea, perché noi vogliamo fare di questa occasione la costruzione di un modello di sviluppo che punti all'occupazione e al lavoro e punti a creare ruoli diversi nei nostri territori, per risolvere come modello di paradigmatico questo elemento storico e terribile che è lo squilibrio tra il nord e il sud del paese. Se noi non cominciamo a costruire un modello di riferimento, un codice di pratica di come si può realizzare uno sviluppo in un territorio, partendo dalla cultura, questo è il dato, che significa partire dagli elementi della conoscenza, dagli elementi della informazione, dagli elementi della informazione. Come vedete, non abbiamo vinto un campionato né di bellezza né un campionato dialettico. Abbiamo raggiunto un traguardo. Su questo traguardo dobbiamo costruire un futuro che non è solo il nostro, è il futuro di una parte importante del paese, quella parte importante del paese che oggi si trova in difficoltà. E questa è la scommessa che noi oggi stiamo vivendo. E di questa scommessa, di questo ardimento, di questa utopia, di questa follia di proposizioni future, io volevo stasera parlare. Perché accanto al momento epocale di questa designazione c'è tutto il travaglio di un mezzogiorno che, come ho detto prima, vuol diventare protagonista. E questo è stato anche il riconoscimento che ci è stato dato in questo momento epocale. Perché è un momento epocale. Un momento del genere dalle parti nostre, se tutto va bene, avverrà fra 3.000 anni, ma noi dobbiamo nel 2020 dichiarare che noi siamo riusciti anche in questa impresa di creare questo paradigma nuovo
nello sviluppo del Mezzogiorno e del nostro paese. Questo volevo dirvi con affetto questa sera e questo, per questo vi ringrazio della vostra attenzione. Veramente ringraziare l'avvocato De Ruggeri per come ha narrato questo evento, perché lo ha narrato con passione, con cultura e con anche commozione, dimostrando come effettivamente le cose che dicevano non erano solo delle vuote parole o vuote espressioni, era una rappresentazione del vissuto di una persona e di convincimenti davvero veri. A me pare che ci siano almeno due messaggi che questa rappresentazione ci lascia. Uno è riassunto in quella espressione che giustamente viene in questa frase che viene ricordata nella slide e che ci fa capire la potenza, l'importanza della cultura. Cioè, abbiamo avuto in passato anche ministri che dicevano con la cultura non si mangia, e in realtà con la cultura si muove il mondo, si rende possibile ciò che in realtà razionalmente sarebbe considerato impossibile, per cui questa che è anche la storia dei Sassi di Matera è un messaggio di portata davvero rivoluzionaria. E l'altro è quello sull'appartenenza identitaria, avere cognizione di quello che si è, avere cognizione delle proprie radici e saperle esaltare, saperle valorizzare. E questo è davvero, in questo senso, davvero un film a lieto fine, perché abbiamo visto quei volti, quelle persone sorridenti e fieri del proprio patrimonio, quello che si ha. E quando si realizza questo è davvero, come ci ha detto l'avvocato De Ruggeri, si realizza un sogno e quel sogno davvero diventa realtà. Sì. A questo punto io, prima di passare la parola alla musica, perché in questa alternanza bella tra le parole e le note è giusto che ci sia una commistione, un'alternanza equilibrata. Però prima di tornare alle note vi voglio ricordare che questa, che è la celebrazione di un evento, è anche la festa degli auguri. Siamo prossimi a Natale, l'Associazione dei Lucani per tradizione ogni anno organizza questa festa, che è un modo tradizionale per scambiarsi gli auguri. In genere lo facciamo con un pranzo sontuoso che dura ore, come nella tradizione nostra lucana. Questa volta abbiamo voluto abbinare il tutto in questa rappresentazione, per cui al termine e quindi dopo l'ultimo intermezzo musicale siete tutti invitati giù a piano terra per uno scambio di auguri e soprattutto per apprezzare quelli che sono i prodotti che anche in questo caso la terra materana e la terra lucana più in generale ci fornisce e ci ha fornito. Io voglio anche ricordarvi ancora una volta, se fuori ci sono le iscrizioni per il prossimo anno, saremo davvero lieti se, insomma, con grande partecipazione. Stasera siete numerosissimi, ecco, se poteste dare un segnale anche all'associazione con una tessera, che è soltanto un modo per far continuare un'esperienza. L'Associazione dei Lucani di Bologna ha ormai più di 25 anni, insomma, sul territorio bolognese, quindi è una realtà radicata, però purtroppo sempre precaria, perché naturalmente non ha mezzi particolari se non quelli che possono provenire dai propri soci. Tra l'altro, nell'occasione c'è anche la possibilità di acquistare un bel DVD su Matera
che insomma riassume un po' le cose che ci siamo detti, quindi quelle immagini molto belle che abbiamo anche visto. A questo punto, nel ringraziarvi, lo facciamo subito, nel ringraziare il gruppo musicale che ci ha accompagnato, chiudiamo la serata con le note dell'armonica del nostro trio, che davvero insomma, merita attenzione. Grazie a tutti. Possono accomodare al piano di sotto, facciamo l'ultimo brano che si chiama La vita è bella, proprio a coronia di sotto. C'è il migliore conclusione. Ancora a tutti voi, grazie al trio degli Armonauti, per chi desidera è possibile anche acquistare i DVD con la serie.